A un certo punto c'è stata una battuta d'arresto, finché l'anno scorso ti abbiamo vista, ora ma più, sempre condotto da Amadeus, come quest'anno del resto, partecipare al programma solo una serata, perché Mamma Lina purtroppo viene a mancare. Sì. E quindi tu decidi di ritirarti. L'occasione però quest'anno si è riproposta e tu partecipi a Ora Home Più. Vediamo. Donatella Milani in gara, la maestra è Donatella Rettore. Non è entrata nel pezzo nel modo giusto, come intonazione, come grinta. Ho notato una certa insicurezza da parte della Milani. Io ho dato 6 perché purtroppo quando il coro è entrato con te e loro non erano crescenti, eri tu calante. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. E non mi sei piaciuta. Ti ho dato... l'ho fatto a buon modo mio. Sì, troppo, dovevi... cioè, no, non ti va più. Non devi imitare lei, però la canzone è molto più aperta. Purtroppo ha ragione Toto, era fuori tempo, anche quando cantavano insieme aveva un po' un tempo diverso. Io vorrei comunque risentissi un po' le cose, ma non avete un audio perfetto lì, noi abbiamo un'altra cosa qui, non so che dire. Non so. No. Donatella, poi sabato sera invece abbiamo visto un vero e proprio scontro tra te e la tua coach che è Donatella Rettore. Tutto è partito da un filmato lanciato da Amadeus, dal conduttore di Ora Home Più, nel quale si vedeva un tuo sfogo, avvenuto però dietro le quinte. Quindi solo in quel momento la tua coach, colei che ti deve rilanciare, tutelare, rilanciare, proteggere, l'ha visto in quel momento e tu avevi detto queste cose di lei. Niente contro Donatella, io che sono una rock, un'interprete, cantautrice, autrice e devo interpretare, cosa interpreto con la mette zap, zip, zop, za. In questo programma sono stata lesa, veramente lesa. Non sto uscendo con la mia personalità di quella che sa cantare, che quando canta con me, se stona un po' lei e ci sono io, chissà perché la colpa è sempre mia. Sono fuori perché la Rettore è una che quando gli dici canta qui, lei canta dove canto io. Non ne posso più. Ragazzi, ma sto cantando le canzoni dei cartoni animati. Ancora 2 serate con lei. Io voglio fare 2 puntate senza di lei. Grazie. Ero molto incavolata, mi dispiace Donatella, ero veramente grazie. Incavolata, ma c'è un motivo però, cioè fammi spiegare. Arrangiati. Ma arrangiati non si fa, dai, così. Ci mancherebbe. Mi manca l'umiltà, allora. Perché sì, una Marcella, che canta come te deve stare zitta. È vergognoso quello che hai detto. Cosa faccio? Cosa aspetti che dica mia colpa? È vero. In parte sì, perché le cose non si dicono così. È come quando litighi con il tuo compagno, la tua amica, moglie, marito, no? Che tieni talmente dentro che alla fine scoppi e dici delle cose anche non giuste, spropositate, cioè con delle cose che non servono a niente, che non le pensi nemmeno. E io a volte ammetto di essere un po' fumina e a volte la mattina dopo ho chiesto umilmente scusa, perché fino a che tu dici una cosa sensata con la richiesta nel modo giusto, ok, sei ascoltata e va tutto bene. Quando diventa non va bene. Quindi quello è stato quel non va bene. Però, ripeto, perché ci sono state appunto parole che sinceramente non le penso. Non è giusto dire a una persona, io mi sembra di cantare canzoni dei cartoni animati. È vero che anche Amedeo Minghi, però, scusate, gli hanno non detto parliamo anche... di persone che non ci sono. Ah, ok, però. scusate, vabbè. No, no. Quindi, ho sbagliato di sicuro per il modo, per aver detto certe cose.
però quello ti sei che pentita? Mi sono pentita per le cose in più, ma non per quello che io penso con Donatella. Cosa pensi? Cioè, io non l'ho capito, perché si no, rischia nessuno, alla tua arrabbiatura. Allora, nessuno lo può capire, perché l'unica cosa che se uno vede uno sfogo così, dice o questa è matta, cioè proprio è una che va di fuori così come gli pare, oppure forse c'è qualcosa dentro che ha da dire. Queste cose io l'ho dette dopo nel confessionale, perché c'è anche lì c'è una specie di clip confessionale, dove le ho dette con molta tranquillità e sincerità. Ho detto agli autori, perdonatemi, ho già fatto 4 puntate, a me quando canto le canzoni di Donatella mi si arrotola la lingua, perché hanno... Cioè tu mi stai dicendo che le canzoni di Donatella non possono essere cantate da te? Mi rimangono difficili, non è che non possono, mi rimangono difficili proprio perché hanno questo modo che forse le può fare solo la rettore con la sua estrosità. Io sono una rocker, ma sono una rocker melodica, io sono una compositrice. Cosa succederà sabato prossimo, mi chiedo, in prima serata su Rai 1? Se tu lo sai te, dimmelo, perché io non lo so. Nemmeno, tu cosa pensi? Nemmeno io. Tu Donatella pensi, però sei una persona intelligente. Allora, se vogliamo, guarda, non so nemmeno io che cosa dire, con sincerità, Caterina, perché, ripeto, io potrei anche ricantare con Donatella, cosa che penso lei però non faccia mai. Non questo perché voglio redimermi oppure dire allora tutto quello che hai detto, cioè che l'hai detto a fare. No, però so anche che ora non più è un grande spettacolo. È comunque uno spettacolo che piace o non piace, però ha la sua validità. Hai visto, hai letto tutti i commenti detto... negativi che ti hanno fatto sui social, Farina? Sì, sono stati molto pesanti. Sì, tendenzialmente, belli, tendenzialmente i social si dividono. Questa volta la Milani è stata condannata al 95%. Insomma, c'è chi dice Donatella Milani vorrebbe essere trattata come Patti Pravo senza aver avuto la carriera di Patti Pravo. Cioè, l'hanno trovata un po' boriosa. Boriosa è il termine che i social hanno affibbiato alla Milani, cioè certo, un po' troppa, un po' di spocchia, dicono alcuni, questo, cioè beh, nei confronti di una rockstar come la Rettore. Però sta dimostrando, cioè lei ha detto io sono pentita perché sono andata oltre quello che avevo detto, vorrei cioè dire hai sbagliato i toni, ma non vi capita mai di sbagliare i toni. Quindi, a voi? Infatti ma questo, no, lo, a sì, questo ma loro aspettano, ma si io aspettano. L'ho detto anche a lei, ho chiesto, scusate, fammi parlare Caterina, ho chiesto scusa in diretta e si è anche visto, gli ho chiesto scusa e glielo posso veramente dire perché questa è la verità, però dato che i social scrivono quello, però alla puntata come mai io non sono, io sono sempre arrivata ultima con il pubblico, questa volta sono arrivata quint'ultima, ci sarà un perché? Cosa vuoi dire? Perché il pubblico ti ha buttato di più? Può darsi che il pubblico... Ma magari qualcuno è stato meno bravo di te quella puntata. No, può darsi anche che il pubblico mi abbia votato per dire anche, vabbè, qualcuno ha voluto dire qualcosa. Beh, i coach sono stati un po'... No, i coach, lasciamoli stare. Hanno comunque preso tutte le difese di Donatella. Il peggio l'hanno detto. Allora, senti, quindi mi sembra di capire che tu sei pronta a fare un passo indietro. Per la trasmissione sì. Ma sì, ma la tua coach è Donatella Rettore, quindi la trasmissione va bene, ma per la tua coach o anche? Ti sto dicendo, ho l'impressione che sia più lei che non voglia farlo, perché le risposte, quelle risposte, voi mi dite di me che cosa ho detto prima, ma alla fine quando mi dice va a insegnare ai conigli, scusate. Tu insegni o anche altre no? cose. Tu non insegni canto? Insegno canto, ma non insegno ai conigli, infatti metterò su Facebook delle mie allieve che cantano molto bene. C'è la pubblicità, sono molto curiosa di vedere sabato sera cosa farà Donatella Rettore. Anch'io, tu lo sai che io sono una sua fan. Sì, me l'hai detto. Vabbè. La tua coach dovrebbe essere contenta di questo, scusa, Sì, sì. Pubblicità tra pochissimo. Sì, sì. È che dovevi dire, ma anche di te.